Luigi Favoloso squalificato da reality, ecco quello che è accaduto di grave. Grande Fratello 2018, squalifica immediata per Luigi Favoloso, ecco il motivo. Luigi Favoloso è stato squalificato ufficialmente dalla casa del Grande Fratello 2018. Ieri sera nel corso della diretta della quinta puntata, che è stato il verdetto finale shock per l'ormai ex fidanzato di Nona Moric, costretto ad abbandonare la casa di Cinecittà per volere della produzione del reality show e della stessa conduttrice, la quale ha puntato duramente il dito contro il concorrente dopo una serie di gravi episodi che sarebbero avvenuti in piena notte. Bufera al Grande Fratello, squalifica per Luigi Favoloso. Nel dettaglio Barbara D'Urso ha ribadito la sua intenzione di non voler svicolare nulla e di voler essere chiara e sincera con gli spettatori da casa. Ecco perché ha deciso di parlare lo stesso di quello che avrebbe fatto di grave a Luigi Favoloso qualche notte fa, quando ormai la diretta del Grande Fratello 15 viene interrotta su Mediaset Extra ma anche sul sito ufficiale della trasmissione di Canale 5. Ebbene, Barbara D'Urso ha rivelato che Luigi Favoloso avrebbe perso le staffe all'interno della casa, scagliandosi duramente contro il GF 15 dopo essere rimasto senza sigarette. A quel punto il concorrente avrebbe preso una t-shirt bianca e con del rossetto avrebbe scritto sopra una frase fortemente sessista e offensiva nei confronti delle donne che avrebbe indignato la conduttrice stessa, così come tutta la produzione del reality show, che ha scelto di procedere con la squalifica immediata dalla casa. La grave frase sessista di Luigi Favoloso che indigna il GF 15. La frase sessista che è stata pronunciata da Luigi Favoloso nella casa di Cinecittà non è stata rivelata da Barbara D'Urso in diretta, la conduttrice, infatti, ha preferito non ripeterla, precisando però che si tratta di una frase molto grave che potrebbe essere paragonata ad una bestemmia. Ancora una volta, quindi, Luigi Favoloso si è messo nei guai con le sue stesse mani, lasciandosi andare a delle espressioni che hanno indignato questa volta in primis la produzione del Grande Fratello, che ha deciso di procedere con la squalifica immediata dalla casa più spiata d'Italia. Un'esperienza sicuramente da dimenticare per Favoloso, che in queste settimane ne ha combinate davvero di tutti i colori, dalle offese contro Aida Nizar fino alle minacce di morte rivolte contro Alberto, passando per la frase sessista che questa volta però gli è costata cara e quindi adesso è fuori dal gioco definitivamente.